ci siamo tutti, quindi inizierei l'incontro, che è un incontro di presentazione, ma dato il panel non solo di presentazione, di un libro appena pubblicato meglio l'anno scorso, nel 2020, per Donzelli, di Salvatore Zecchini, Politica Industriale nell'Italia dell'Euro. Salvatore Zecchini, che è qui con noi, è stato professore di Politica Economica Internazionale a Roma Tor Vergata, direttore del Servizio Studi di Banca Italia ed è ancora appunto una delle più vivaci menti in materia di politica economica, anche non soltanto italiana. Questo libro che presenteranno stasera Nicola Rossi e Franco De Benedetti, che non hanno bisogno, come il professor Zecchini, di presentazioni, men che meno in casa loro, in IBL. Questo libro, che adesso il nostro Enzo ci sta facendo vedere, è una grande storia della politica industriale, non soltanto nell'Italia dell'euro, quindi non soltanto nel tempo presente, ma anche in quello che ci aspetta nel futuro e in quello che è stato il passato. È, diciamo, un tema che è un evergreen del dibattito pubblico italiano, a partire dalla domanda: fino a dove arriva la politica industriale? Però io a questa domanda, che sembra banale ma forse non lo è, soprattutto guardando appunto al dibattito anche corrente italiano, lascio la parola ai discussant e poi all'autore del libro, chiedendo per primo a Nicola Rossi di intervenire. Grazie Serena. Dunque, allora, io penso che la prima cosa da dire è che bisognerebbe, credo, tutti noi dovremmo ringraziare Salvatore per il lavoro fatto, perché è un lavoro di sistematizzazione di una materia che spesso e volentieri sfugge alle sistematizzazioni, di proporzioni veramente significative. Diciamo, io credo che il materiale che è stato distillato in questo libro è pressoché infinito, come credo Salvatore stesso a un certo punto ammetta con chiarezza, perché è veramente, sia pure in un range temporale che è quello di un trentennio, diciamo, ma è veramente tantissimo materiale che viene organizzato in questo libro in maniera tale che finalmente, diciamo, come dire, si ha un'idea compiuta di che cosa è stato fatto sotto questo grande ombrello in un trentennio. Ora, diciamo, rispetto a questa veramente enorme opera di sistematizzazione, che, come posso dire, diciamo, io ho apprezzato molto. Io ho essenzialmente un paio di osservazioni da fare, che credo possano essere di interesse generale, quindi anche per chi ci ascolta. La prima ha a che fare proprio con quello che dicevo prima, cioè sotto questo grande ombrello ci sta di tutto. E se si va, lo stesso Salvatore proprio in apertura segna come si danno di politica industriale le definizioni più disparate. Si va da quelli che pensano che la politica industriale sia molto banalmente una politica per il salvataggio di grandi imprese o di posti di lavoro, a chi pensa che invece, e credo Salvatore rientri fra questi, che la politica industriale sia un insieme di interventi pubblici, cito, diretti a modificare l'allocazione delle risorse nazionali determinata dal mercato, al fine di indirizzarle verso determinati settori, investimenti e imprese, nonché a fornire beni pubblici o meritori nell'intento di stimolare la crescita economica e il benessere sociale. Ora, la domanda che Salvatore si pone è: abbiamo bisogno di questa cosa qui, come dire, dal momento in cui siamo formalmente entrati nell'euro? Arriverò, diciamo, anche a questa domanda, ma prima di arrivare a questa domanda io vorrei segnalare un punto, cioè la definizione che Salvatore dà è una definizione amplissima, e la domanda che ci si pone di fronte alle definizioni molto ampie è sempre una, cioè quanto utile è una definizione ampia? Nel senso che le definizioni, come dire, sono dei binari, ci devono aiutare ad arrivare da una parte ad un'altra.
Se invece una definizione è straordinariamente ampia, come certamente questa è, può essere difficile, diciamo, intravedere un binario, una definizione di questo genere. Direi di più. Direi di più. È evidente che ci sono politiche che rientrano nell'ambito di questa definizione, che sono sicuramente utili nel momento in cui si aderisce ad una area valutaria. Mi vengono per prima in mente le politiche che contribuiscono a fare di un'area valutaria quella che si chiama un'area valutaria ottimale. Ora, che l'euro non fosse un'area valutaria ottimale all'inizio, credo che lo possiamo dare per scontato. Che lo sia sempre più diventata è altrettanto vero, e in parte lo è diventata anche perché si è messo mano piano piano a quelle questioni di carattere strutturale che, come dire, contribuivano a fare dell'euro un'area valutaria ottimale. Pensate solo, diciamo, a quello che si è fatto sul fronte dei movimenti interni, movimenti, diciamo, di persone interni all'area dell'euro, anche se siamo ancora molto lontani dal grado di flessibilità, come dire, molto significativo degli Stati Uniti. Pensate a quello che molto faticosamente, piano piano, si va facendo verso un lontanissimo, se volete ancora, ma probabilmente non irraggiungibile, bilancio comune, e così via. Sono tutte cose che servono a far funzionare meglio l'euro. Ora però, accanto a cose di questo genere, la definizione di Salvatore ne comprende molte altre. Per cui la domanda da porsi, secondo me, è possibile all'interno di quell'ampia definizione trovare, come dire, riuscire ad essere più precisi? Perché la mia preoccupazione è che una definizione molto ampia possa contenere, come posso dire, tutto il contrario di tutto e quindi impedirci un ragionamento compiuto. Faccio un esempio per essere chiaro. A un certo punto, diciamo, Salvatore giustamente nota, ma guardate che anche la politica di non intervento nell'economia è una politica industriale. D'accordo? Ecco, la domanda è se io all'interno di una definizione ci metto una cosa e il suo contrario, quella definizione è utile, mi aiuta? Mi fa fare dei passi avanti, mi consente di rispondere alla domanda che Salvatore stesso si pone. Allora, la mia sensazione, diciamo, è che, scusate, ma cerco di. Allora, la mia sensazione è che in realtà nella definizione di Salvatore ci siano due cose nettamente distinte, e sono le seguenti. Da un lato ci sono tutte quelle politiche che, come dire, segnalano con chiarezza gli attori del sistema che l'operatore pubblico è ed intende rimanere nient'altro che un arbitro, senza mai invadere il campo dei giocatori, degli attori stessi. E queste sono, per esempio, le politiche intese a rimuovere gli ostacoli al funzionamento dei mercati o intese a fissare degli standard di regolazione. Queste sono politiche, come posso dire, nelle quali non ci si propone esplicitamente di distorcere il funzionamento di mercato, ma al contrario ci si propone di fare in maniera che il mercato funzioni correttamente date le caratteristiche del mercato stesso. Cosa completamente diversa sono invece tutte le politiche in cui esplicitamente e volutamente ci si propone di distorcere il funzionamento del mercato. E queste sono tutta l'altra classe di politiche di cui Salvatore parla, politiche in cui, che, come dire, che scontano il fatto che si stanno creando delle inefficienze in vista di ipotetici benefici futuri. Va bene? Queste due categorie sono due categorie, a mio modo di vedere, radicalmente diverse e che mettere insieme, io credo, crei qualche problema al ragionamento, perché diventa difficile a questo punto parlare di industria, di politiche industriali. Io personalmente chiamerei le prime politiche strutturali e, se volete, chiamerei le seconde politiche industriali, diciamo, ma probabilmente
in questa mia ridefinizione tradisco il fatto che le politiche industriali del secondo tipo, diciamo, non mi piacciono particolarmente, quindi non voglio come dire, emerge, diciamo, già un giudizio di valore che in realtà non voglio dare. Io credo che però il problema non sia semantico, credo che sia un problema, diciamo, veramente sostanziale, perché la domanda a questo punto è: ma l'ingresso nell'euro ci chiede politiche strutturali? La mia risposta è sicuramente sì. E ho cercato di dirlo anche prima, diciamo, le politiche che cercano di fare dell'euro un'area valutaria un pochino meno ottimale di quanto non fosse all'inizio, sono politiche strutturali. La seconda domanda è: ci chiede politiche di distorsione del mercato? E qui le domande sono due. Uno, quanto queste politiche che distorcono volutamente il mercato siano compatibili con le regole che la stessa Unione Europea si è data. E credo che non siano tanto compatibili. Certo, sono diventate compatibili durante la pandemia, perché durante la pandemia l'idea è che si possa fare più o meno quello che si vuole. Però a un certo punto torneremo allo status quo ante, e lì, no, onestamente, ho la netta sensazione che molte di quelle politiche distorsive non siano più tanto coerenti con l'impianto dell'Unione Europea. Ma anche se lo fossero, ci sarebbero utili? E qui io, diciamo, devo dire la verità che ho i miei dubbi. Onestamente, ho la netta sensazione che da questo punto di vista non credo che la conclusione sia molto diversa da quella di Salvatore, perché nel capitolo conclusivo mi pare di capire che anche Salvatore, diciamo, segnali la opportunità e l'utilità, diciamo, della strada delle politiche strutturali, pur lasciando uno spazio, diciamo, per alcuni interventi, come posso chiamare, diciamo, a carattere distorsivo. Ma se posso segnalare, ho l'impressione che anche questi interventi a carattere distorsivo in realtà siano utili all'Italia nella costruzione europea se sono europei. Non so come spiegarlo meglio, diciamo. Può anche accadere, credo che Salvatore abbia compreso quello che intendo dire, può anche accadere che sia necessario intervenire per bloccare l'esportazione di vaccini verso altri paesi, se prodotti in questo momento in Europa, che chiaramente distrugge, diciamo, il mercato, d'accordo? Ma deve essere fatto dall'intera Europa. Può anche accadere che si stabiliscano delle regole per quanto riguarda i fenomeni migratori, ma deve essere fatto dall'Europa. Quindi il ruolo per politiche italiane di distorsione dei mercati, a mio modo di vedere, se non è nullo, ci siamo molto molto vicini. Però ci ho detto, diciamo, Salvatore, credo con grandissima onestà intellettuale, segnala che la congerie di politiche industriali che abbiamo messo in piedi, che fossero politiche strutturali o che fossero politiche industriali, diciamo, del secondo tipo, che abbiamo messo in piedi in questi 30 anni, ha prodotto risultati molto deludenti, se così posso dire. Cito ancora, diciamo, dal libro: un insieme di realizzazioni positive nel rafforzare il sistema produttivo, ma anche un numero di falle nel disegno, carenza di analisi, inadeguatezza degli strumenti, limitata allocazione di risorse, ridondanza di incentivi, discontinuità degli aiuti nel tempo, ritardi nell'esecuzione, difficoltà a centrare il nocciolo delle debolezze, scarso apprendimento dagli insuccessi e impatto economico limitato. Credo che se si voleva scrivere un epitaffio delle politiche industriali, credo che nessuno ci sarebbe riuscito, diciamo, con altrettanta efficacia di quanto Salvatore è riuscito a fare in queste righe. Ma andiamo un po' oltre, diciamo, e cioè fatemi un po'. Io non so se sono in grado di condividere uno schermo, posso provare? Ci provo, eh. Sì, Enzo, credo che ti abbia già autorizzato. Vediamo, perfetto. Allora, qui io ho fatto un esercizietto veramente molto, molto, molto banale, e cioè con straordinaria pazienza, Salvatore, periodo per periodo, e stiamo coprendo un periodo di 20 anni qui, ha segnalato, diciamo, quella che è, a suo modo di vedere, la performance delle politiche industriali nei vari campi.
Io ho riportato semplicemente i dati di Salvatore e ho cercato di capire, diciamo, se era possibile arrivare a qualche conclusione di carattere generale. I periodi che vedete sono sostanzialmente le 5 legislature che si sono succedute fra il 1999 e il 2018. In rosso quelle. Nicola, scusa, se puoi soltanto allargare un po' lo zoom. Perfetto. Sì, perfetto. va meglio? Perfetto. Allora, in rosso le legislature che hanno avuto maggioranze di centro-sinistra, in blu le legislature che hanno avuto maggioranze tendenzialmente di centrodestra, perché tra il 2008 e il 2013 c'è stato anche il governo Monti. Però diciamo è interessante periodizzazione perché alla fine sono 10 anni di governi di centrodestra, 10 anni di governi o più o meno di centrodestra, 10 anni di governi di centrosinistra. Quelle che vedete a destra sono le medie, la colonna in nero è la media. Diciamo che nella scala da 1 a 3 la media è 1,78, che corrisponde, diciamo, a quella, come posso dire, valutazione non proprio entusiasmante che abbiamo letto prima da parte di Salvatore. Che cosa mi interessa di questa tavola? Di questa tavola mi interessano alcune cose. Ciò che veramente ha funzionato, mi riferisco in particolare all'innovazione, ricerca e sviluppo e alla concorrenza di mercato, avrei dovuto segnare anche innovazione, ricerca e sviluppo, che hanno chiaramente performato più della media, ce le ha imposte l'Europa. Non sono nostrane, diciamo, lì abbiamo fatto bene perché c'è stato qualcuno che ci ha detto che cosa dovevamo fare e spesso e volentieri non l'abbiamo nemmeno fatto tanto bene quanto potevamo, ma insomma, l'Europa ci ha aiutato chiaramente, ha fatto funzionare quelle politiche. Che cosa ha funzionato meno della media, se così posso dire? E lo vedete chiaramente, le riforme strutturali, la flessibilità del lavoro, la semplificazione normativa e amministrativa, siamo largamente, cioè, scusate, siamo sotto la media. Quindi lì è la timidezza nostrana, perché quella è roba nostra, per così dire, che non ha sortito effetti particolari. Ma a parte questo, aggiungo, noto, come dire, sulla base di questa tabellina, che io trovo molto interessante notare come a destra trovate un'altra colonna con l'indicazione media, in rosso. Quelle sono le medie riferite alle sole legislature con maggioranze di centrosinistra. Se andate a guardare, la differenza è francamente molto, molto ridotta. Sembra strano, perché uno si dovrebbe aspettare, diciamo, che data la definizione che abbiamo dato di politiche strutturali, uno si dovrebbe aspettare, diciamo, come dire, un atteggiamento ben diverso da parte delle forze politiche nei confronti delle politiche strutturali, in realtà delle politiche industriali. In realtà così non è, perché alla fine della storia, in questo ventennio, noi abbiamo avuto maggioranze di qualunque colore, ma che avversavano le politiche strutturali, come io le ho chiamate, e maggioranze di qualunque colore che invece avevano in testa una chiara idea di distorsiva del mercato, qualunque, ripeto, fosse il loro colore. Quindi non mi meraviglia affatto, diciamo, che non ci sia nessuna palese distinzione fra maggioranze di colore diverso, lì dove invece uno a prima vista si attenderebbe a una cosa di questo genere. Ora, le domande che a questo punto mi viene da fare e che, come dire, certamente alle quali Salvatore avrà una risposta. La prima è, ma Salvatore cita all'inizio del suo libro, cita, diciamo, fra i motivi che portano al rifiuto delle politiche industriali, soprattutto del secondo tipo, l'osservazione secondo cui in realtà le politiche industriali che distorcono il mercato, nel senso che presumono, per esempio, di sapere quale sarà la tecnologia del domani, non funzioneranno mai, perché al Ministero dello Sviluppo Economico non c'è barba di funzionario che possa spiegarmi quale sarà la tecnologia del domani. E quindi quale che sia, diciamo, l'impegno anche finanziario che si mette da quel punto di vista, sarà un risultato prossimo allo zero. Ecco, la cosa che io trovo molto interessante è che quando Salvatore valuta l'andamento delle politiche industriali e della performance delle politiche industriali di questo ventennio, arriva alla conclusione che è mancata la visione, è stata inadeguata l'analisi,
sta mancata la chiarezza sulle mete da raggiungere. Allora la domanda a Salvatore è immediata. Se queste sono le conclusioni, forse non ha tutti i torti chi pensa che le politiche industriali a carattere distorsivo sia meglio non farlo, semplicemente perché il governo, il Parlamento non hanno le competenze e non le avranno mai, diciamo, per poter sperare di farlo. Seconda questione che deriva da questa tabella qui. Io ho l'impressione che per domandarsi, diciamo, allora, Salvatore pone, chiaramente l'ho detto all'inizio nella definizione che dà, Salvatore dà alle politiche industriali come obiettivo lo stimolo alla crescita economica e il benessere sociale. Non posso seriamente immaginare che maggioranze di colore completamente diverso abbiano la stessa idea della crescita economica e la stessa idea del benessere sociale. Perché se così fosse, allora dovrei vedere una qualche divergenza, diciamo, fra legislatura e legislatura. Se invece questa divergenza non c'è, allora devo presumere che invece l'obiettivo sia altro e sia comune a tutte le forze politiche di qualunque colore. E io ho l'impressione che le cose stiano esattamente in questi termini, cioè le politiche distorsive sono in realtà, diciamo, più un tema più che di economics, un tema di political economy. Sono cioè una modalità con cui forze politiche sia pure di colore totalmente diverso, ma raggiungono lo stesso obiettivo, e cioè il consenso, la costruzione del consenso e il mantenimento del consenso. Ultimo punto, che a mio modo di vedere è un tema, almeno per quello che io ho potuto capire, probabilmente sarà il tema, anzi mi auguro che così sia, del secondo volume, diciamo, che sicuramente Salvatore sta preparando. Non è una minaccia. E cioè, quali sono gli impatti di lungo periodo? Quali sono gli impatti di lungo periodo delle politiche industriali? Ecco, questo secondo me è un tema che in questo volume manca. Manca nel senso che, appunto, invece io mi aspetterei che qualche cosa si dica, vi faccio degli esempi per essere chiaro. È politica industriale certamente l'intervento in Alitalia. Qual è stato l'impatto di lungo periodo dell'intervento in Alitalia? È politica industriale il ruolo, a mio modestissimo avviso, totalmente abnorme che abbiamo dato a Cassa Depositi e Prestiti negli ultimi 20 anni? Ma quale sarà l'impatto di lungo periodo? Personalmente penso che ci vorranno 30 anni per smontare il Moloch che abbiamo costruito, con effetti non particolarmente positivi, diciamo, per l'intera economia. Ma quello è un effetto di lungo periodo molto significativo. Ecco, sono solo due piccoli esempi, ma ne potrei fare ancora un altro forse che è altrettanto rilevante. L'ambiente imprenditoriale meridionale è stato modellato dalle politiche industriali finanziate purtroppo anche dai fondi europei, per come le abbiamo immaginate e costruite. È un ambiente imprenditoriale straordinariamente fragile che, come abbiamo visto, non ha portato nulla, diciamo, a mezzogiorno. Ecco, se questa cosa qui ha impatto per i prossimi 10, 20, 30 anni, allora quando si parla di politiche industriali, io oltre a dire che forse non hanno funzionato molto, aggiungerei che non solo non hanno funzionato molto, ma probabilmente il peggio deve ancora venire. Grazie. Grazie Nicola. Grazie Grazie a te, Nicola. Nicola. Franco. Hai finito in modo perfetto. Il peggio deve ancora venire, e adesso parlo. No, io direi che ho pensato che ci fosse stato un briciolo di malizia da parte di BL di chiamare me a parlare insieme a voi di questo argomento. Dal momento che io ho scritto un libro che ha come sottotitolo L'insana idea della politica industriale, e quindi pensavo che ci sarebbe, che questo fosse, non c'era altro motivo per chiamare me in mezzo a cotanto senno. E la cosa che io ho, evidentemente, mi sono occupato più delle parti generali rispetto a quello all'analisi
per dalla periodizzazione che Nicola ha così bene rappresentato e sulla quale magari poi sarebbe il caso di tornare, sulla uniformità della cosa sarebbe opportuno dire. Però c'è un punto sul quale io sono divergo proprio addirittura dalle pagine delle prefazioni, e cioè quando si dice a pagina 7 romano, insieme organico di interventi pubblici, l'hai letto anche tu, Nicola, al fine di indirizzarli verso determinati settori, investimenti o imprese, nonché a fornire beni pubblici o meritori nell'intento di stimolare la crescita economica e migliorare il benessere sociale. Ecco, qui dentro c'è una teleologia che ritorna anche altrove, pagina 9 romano, mancanza di visione dell'evoluzione futura dell'economia italiana nel rapporto con le tendenze di quelle mondiali. Ecco, io ho l'impressione, io ho qualche resistenza ad accogliere queste visioni, perché mi domando chi ce le ha. Non credo che qualcuno abbia, sì, si capisce, è ovvio dire che siamo entrati nell'età digitale e forse è il caso di imparare qualcosa di quelle cose lì, ma questo non è sapere in che direzione andare. Certamente sarà il caso di promuovere le aziende che si muovono nelle direzioni che noi consideriamo di frontiera, ma quelli che dicono che idea di paese avete, ecco, io ho una grande diffidenza verso coloro che ritengono che il compito di un governo sia di dire devo avere un'idea di paese, altro che non sia una conoscenza del paese. Sì, certo, è un paese che ha una storia, che ha delle bellezze naturali, che ha delle coste di un certo tipo, eccetera. Ma al di là di questo, con questa teleologia io la desidererei espellere da queste cose. E poi c'è un'altra cosa di cui non si è forse parlata, anche perché si parla di questi ultimi anni, ma la politica, a proposito di quello che dicevi prima, Nicola, delle cose che si sono fatte in Europa, per cui si può dire che è andato avanti in questa area monetaria non omogenea, si sono fatti dei passi avanti. Basta vedere che cosa in modo negativo quello che sta capitando con la Brexit. Cioè, chiunque abbia a che fare in questo momento, anche solo spedire una lettera o un pacchetto di qui all'Inghilterra, si rende conto di quante cose noi oggi consideriamo assolutamente naturali e che invece naturali non lo sono. Tant'è vero, vediamo come in fin dei conti la Brexit ci restituisce un pochino quello che era l'Europa prima che incominciasse tutto questo. E una cosa di cui, ecco, io credo che ritornando al mio libro che si intitolava, che il sottotitolo era L'insana idea, ma aveva quella di scegliere i vincitori e salvare i perdenti, io credo che la vera politica industriale è legata alla proprietà. Forse sarà un marxismo un po' così da quattro soldi, ma io credo che la vera differenza sia se di chi è la proprietà. Se la proprietà dell'azienda sono dei privati oppure se sono dello Stato. Questo fa una differenza abissale sia sulle aziende, sia sul sistema, sull'imprenditoria. Perché ovviamente ci sono settori che sono sottratti all'azione dell'industria privata, è chiaro che lì è difficile che sorgano dei manager di quel settore. Allora, e l'altra cosa che mi sembra che non sia stato detto è il vincolo estero. Allora, noi qui di vincolo estero non se ne parla molto,
Vorrei forse ricordare un momentino cosa diceva Carli del vincolo estero. Forse non lo trovo più qui esattamente. Il Trattato dell'Unione Europea impone una progressiva bonifica dell'ordinamento giuridico italiano. La classe politica italiana non si è reso conto che, approvando il trattato che posta nelle condizioni, di avere già accettato un cambiamento di una vastità tale che difficilmente essa vi sarebbe passata indenne. In fondo Tangentopoli non è che un'imprevista opera di disinflazione di un'economia drogata, un completamento inconsapevole del Trattato di Maastricht. Si è all'improvviso sollevato il velo di un groviglio di oneri occulti che pesavano su interi assortitori delle due. E il vincolo estero ha inciso non solo per aspetti macroeconomici, ovviamente, ma anche sull'aspetto micro, sui comportamenti microeconomici delle aziende. Perché qui parliamo di dopo l'euro, ma dopo l'euro presuppone un prima dell'euro. E questo mi sembra che sia ugualmente importante e considerare questo prima dell'euro, cioè dentro l'unione monetaria, dentro il serpente, ma prima dell'euro, consista veramente a gettare una luce su quello che è capitato dopo. Noi abbiamo l'idea di l'adozione di uno stato minimo, le privatizzazioni, prima di tutto le liberalizzazioni del mercato, che noi siamo debitori a Leon Britten e a Van Miert, e in generale all'epoca, soprattutto ai contributi inglesi alla costruzione dell'Unione Europea. Tutto questo, non so, l'antitrust, tutte queste cose hanno cambiato fortemente il nostro insomma, e quindi io credo che quindi ho segnato alcune note, ma forse in parte sono già state, cioè, Becchini parla degli effetti macroeconomici della perdita di autonomia nell'uso del bilancio nazionale dovuto al patto di stabilità e crescita, la moneta unica, l'impossibilità di svalutare. Ma noi che uso abbiamo fatto degli spazi di autonomia che lui nomina? E qui un po' l'ha detto anche, l'ha dimostrato nelle tabelle Nicola, maggiore flessibilità del mercato del lavoro, ridurre le sacche di monopoli, ridurre il peso della burocrazia, la formazione della forza lavoro. Cioè, tutte queste politiche dell'offerta, noi, questi erano spazi di autonomia che l'euro largamente consentiva, addirittura richiedeva. Noi che uso ne abbiamo fatto? Aprire il mercato interno alla concorrenza vincolando politiche della domanda e del cambio senza adattamento alle nuove forze di mercato, cioè competitività interna del sistema. Così l'economia non può sfuggire al declino che si è visto dal 2011 in avanti. Io credo che quindi quando si parla di parlavate prima delle motivazioni, diciamo che alla pagina 20 si parla delle motivazioni reali di una politica industriale e delle ragioni a favore e delle ragioni contro. Becchini cita le ragioni a favore, attrarre degli investimenti finanziari esteri. Può valere la pena quando ci sono la sicurezza nazionale delle fonti energetiche, salvare grandi imprese in crisi, la convinzione che lasciare che le forze di mercato richiedano rimedino a fallimenti, delle forze di mercato richiedano fallimenti di mercato,
costerebbe troppo caro. Nicola ha ricordato le ragioni contro e prima ha nominato le ragioni, le carenze di informazioni, la ragione per la quale qualcuno in un ministero dovrebbe sapere di più di un panettiere come funziona il mercato del grano, tanto per dirne una. Ma la cosa che non è stata nominata, che invece secondo me è fondamentale, è che la politica industriale, come la intendo io, cioè la proprietà pubblica dei beni di produzione, distorce la concorrenza. Perché per la sua semplice, per il semplice fatto che c'è, non per quello che fa. Perché chi è che si metterebbe a fare concorrenza allo Stato? E questo probabilmente è l'elemento più grave, la conseguenza più grave della politica industriale intesa come la intendo io. Cioè, e quindi se abbiamo in mente Aia che la funzione della concorrenza strategia per l'invenzione, evidentemente la mancanza di concorrenza ha delle conseguenze che vanno oltre il mercato in cui opera. Poi ce n'è un altro, che il non poter sbagliare, cioè il processo attraverso il quale avviene l'innovazione è anche il trial and error, cioè anche l'error. Lo Stato ha delle enormi difficoltà a accettare l'error, anche perché prima di dichiarare error è andato avanti molto. Citare il caso dell'Alitalia sarebbe perfino un po' ingeneroso, ma ce ne sono molti altri. Lo Stato non dichiara di avere sbagliato, chiudo baracche, via. Non può farlo. Perché? Perché normalmente la politica industriale in Italia è stata quella che Mariano Rumor dichiarava al primo congresso della Democrazia Cristiana a San Pellegrino, non so se era il primo o il secondo, del 1946. Noi dobbiamo intervenire, dobbiamo usare il denaro pubblico soprattutto per motivi di uguaglianza e per combattere la disoccupazione. Abbiamo l'esempio clamoroso dell'Ilva. L'Ilva è stata costruita perché lo Stato aveva dato stabilito che una certa che le imprese pubbliche dovessero dare una certa parte di investimenti in relazione al loro fatturato e che due vincoli. Il secondo era che una parte di questo dovesse essere messo nel sud. Questo comportava dei problemi quasi insolubili, per cui quando Antonio Segni ha deciso, contrariamente a quello che dicevano i tecnici della Finsider, di mettere su uno stabilimento a Taranto, ha deciso, altro che scegliere i vincitori, ha deciso dove andava messa, con quale tecnologia andava fatta e addirittura la dimensione che doveva avere, i famosi più o meno 8 milioni di tonnellate. E poi ci lamentiamo, ma questo, se c'è un esempio, questo è stato fatto esclusivamente perché c'erano delle norme interne che, di politica industriale, perché dire quanto deve investire l'IRI e quanto deve essere il SUD se non è politica industriale, quello mi domando che cosa lo sia. Ora, e qui abbiamo l'esempio di una volta che si è fatto quello, non può più tornare indietro. Adesso dicono sì, vogliamo sbattere tutto e fare tutto con il preridotto. Vedremo se non è anche questo, se questo fa parte di aver voltato pagina e aver fatto una cosa nuova o se è semplicemente un ulteriore capitolo di scegliere, di salvare i perdenti dopo averli scelto. La politica, i due elementi, queste due polarità di cui abbiamo parlato, li vediamo
vediamo nel caso della PIM, dove si potrebbe dire, parafrasando Pirandello, la signora Merli 1 e 2, il signor Carlo Calenda 1 e 2. Perché è lo stesso Calenda che con il programma di Industria 4.0 ha fatto molto bene con politiche che chiamerei del lato dell'offerta, sulle quali siamo tutti d'accordo. Dopodiché lo stesso Calenda dice a CDP di comprare il 10% di PIM. Questo, mi sembra che avere nella stessa persona, nello stesso più o meno stessi governi, nella stessa persona, nello stesso posto, due comportamenti così contrastanti l'uno contro l'altro, è abbastanza, mi sembra che sia abbastanza tipico della, o comunque, non so se è tipico o no, ma vada ricordato parlando di politica industriale. Talché adesso Fraccaro, l'ex sottosegretario di alla presidenza del Consiglio con Conte, ci sembrerebbe assurdo, alla luce dell'ingente investimento e del fatto che Telecom eserciterà un ruolo primario per il futuro progetto di rete unica, che lo Stato rimanga a guardare lasciando mano libera di Landini. Questa è la realtà della politica industriale in Italia. E io credo che adesso stiamo parlando di Veluto Draghi, il discorso di Draghi, mi sembra che le riforme che chiede il Next Generation EU e che Draghi ha citato nel suo discorso della fiducia sono tutte riforme che dovrebbero essere chiamate dal lato dell'offerta. Ce la farà? E qui veniamo un po' alla risposta. Prendiamo l'esempio della scuola. Sicuramente la scuola è sicuramente uno degli politica industriale dal lato dell'offerta, non solo gli istituti superiori di tecnologia di cui si parla, ma anche cominciando dall'elementare. Allora, per quale motivo una delle proposte che viene fatta è facciamo una cosa abbastanza semplice per avere maggiore continuità della scuola e anche per favorire l'occupazione femminile, facciamo tutte le scuole a tempo pieno dalle 8 del mattino alle 5 del pomeriggio. Chi è che si oppone? I sindacati. Cioè, questo, esatto. Ma nella scuola, chi è che vuole, la scuola non vuole, ci sono due gruppi, i sindacati e i genitori, che non vogliono valutare e non vogliono essere valutati e quindi magari anche premiati, ricordiamo la prima intervista del ministro dell'istruzione di Conte 1, come si chiamava, Fieramonte, mi sembra. Fieramonte. Non vuole essere valutata e non vuole valutare. E qui c'è il sindacato degli insegnanti che non vuole essere valutato e il sindacato dei genitori che non vuole che valutino, perché i figli devono passare avanti. Allora, questo come si riuscirà? Non si tratta solo di fare delle politiche, si tratta di attuarle e di riconoscere quali sono gli ostacoli che sono che impediscono la realizzazione di queste politiche industriali virtuose, diciamo così, se mi permettete. E chiuderei con una citazione di un articolo di Barbano che mi era piaciuto molto. Draghi può dilatare il suo progetto riformatore ben oltre la lotta al virus, dalle riaperture delle scuole, del recovery plan, innervando la società di un cambiamento reale, o piuttosto può ridurlo a una modernizzazione senza modernità. E mi sembrava che tesse un po' da pensare. Questo qui, se la vogliamo chiamare politica industriale, per me sta bene.
Ecco, mi rimane il dubbio, ma ce l'avevo quando mi ero preso questi appunti, adesso non ce l'ho più, se questo fosse anche quello che intendeva Zecchini. Grazie Franco. Scusate di questa interruzione, ma non credo che se ne sia sentito troppo la mancanza. Bene. Chiediamoglielo al professor Zecchini. Allora mi passate la parola e così posso parlare. Vorrei iniziare con ringraziare l'Istituto Bruno Leoni per questa opportunità che mi dà di dibattere uno dei temi più scottanti della politica economica attuale e anche passata. E voglio anche ringraziare Nicola Rossi e Franco De Benedetti per le interessanti osservazioni, commenti che hanno presentato. Io credo che molte delle considerazioni che sono state fatte siano del tutto condivisibili, ma che vadano inquadrate nell'ottica di questo libro, che deve essere dedotta già dal titolo. Non si parla di una politica industriale dell'Italia genericamente presa, ma dell'Italia inserita in un sistema di unione monetaria in cui l'autonomia di politica economica, soprattutto a livello macroeconomico, ma non solo, viene notevolmente ridotta, ristretta, mentre invece si lascia molto spazio a politiche dal lato dell'offerta. E all'inizio io dico, i governi avrebbero dovuto usare questo spazio di autonomia notevole che avevano, seppur entro certe categorie, dentro certi limiti, e tener conto che una componente principale di queste politiche dell'offerta è la cosiddetta politica industriale. La ottica di partecipazione all'unione monetaria e politica industriale si congiungono, con le due ottiche si congiungono guardando all'andamento della crescita e dello sviluppo economico del nostro paese. E quindi, quando si affronta il tema cos'è politica industriale in una unione monetaria, il punto di riferimento è che cosa ha impedito a questo paese di sfruttare al meglio l'unione monetaria con i benefici derivanti dalla stabilità macroeconomica, dalle nuove risorse messe a disposizione, per raggiungere un livello di sviluppo più vicino ai paesi maggiori che compongono questa unione monetaria. Quindi il punto di riferimento è dato dai nodi allo sviluppo, quindi politica industriale in rapporto ai nodi dello sviluppo. Indubbiamente lì c'è una biforcazione tra politica di struttura e politica industriale, intesa nel senso in cui la letteratura economica la intende, cioè non politica per l'industria, ma politica che ha come riferimento un mercato che può funzionare bene o male, l'allocazione che fa il mercato delle risorse, inclusa anche la presenza di mercati incompleti, di assenza di mercati, e quello che invece si richiede come politica industriale di riallocazione degli effetti dei meccanismi di mercato.
Quanto è utile una definizione ampia? Pone questo quesito Nicola Rossi. È utile se uno guarda al rapporto tra ridotta autonomia di politica economica per effetto dell'unione monetaria e nodi dello sviluppo italiano. Perché? Perché se io do una definizione stretta di politica industriale, cioè politica di settore, e non considero invece tutta la problematica dei fallimenti di mercato, della inesistenza dei mercati, della incompletezza dei mercati, è ovvio che lascio tutta questa parte a un'altra etichetta che si può chiamare politica di struttura. Tuttavia, se io devo intervenire su specifici nodi dello sviluppo del sistema produttivo e della formazione del reddito, la politica di struttura a cui io devo fare riferimento deve essere strettamente funzionale all'allentamento di quell'allocazione di risorse che poi mi determina dei nodi. E giustamente Nicola dice, ma qui non c'è una contraddizione nel dire che il non intervenire sul mercato è esso parte di una politica industriale quando si parla di modificare l'allocazione delle risorse. Badate bene, io non dico distorcere l'allocazione delle risorse, perché distorcere implica che cosa? Che io ritengo che il mercato abbia un funzionamento ottimale e io modifico questa ottimalità nell'allocazione delle risorse per raggiungere obiettivi propri del soggetto pubblico. No, a questo punto io devo attenermi strettamente a questa, diciamo, esigenza di togliere alcuni ostacoli che determinano nel mercato un'allocazione delle risorse che io considero, con un termine accademico, subottimale, ma forse dal punto di vista di un governo non desiderabile, per far sì che il mercato mi porti a una allocazione delle risorse che io considero accettabile e desiderabile. Ovviamente questo ci pone davanti a un secondo problema. Perché la modifica delle allocazioni delle risorse chiama in causa un ventaglio di politiche molto ampio? E il motivo sta nella stretta interdipendenza tra le aree di intervento, di policy. Cioè, io non posso intervenire sulla riforma della scuola solo come, diciamo, un microcosmo in sé, come si sente spesso fare. Ah, noi dobbiamo preservare la nostra cultura, però poi ti ritrovi una massa di laureati che non hanno uno sbocco di impiego e allora li assumi nella pubblica amministrazione in compiti frustranti, e lì ci sono statistiche che io menziono in diversi punti del libro, e non hai invece quelle professionalità che servirebbero per creare ricchezza. Ovviamente non tutto si può risolvere in una funzione escatologica di creazione di ricchezza economica, c'è la ricchezza culturale, altre forme di ricchezza che sono più spirituale, però io qui affronto un problema specifico. Noi, Italia, abbiamo rinunciato a un insieme di leve di politica economica, ce ne restano altre. Come le usiamo? Come le abbiamo usate? In che funzione dobbiamo usarla? Detto della interdipendenza,
Io vado al punto, dice, interventi di indirizzo possono avere un effetto distorsivo sull'allocazione di mercato. Beh, la risposta l'ho già data prima quando ho detto che noi ci troviamo di fronte a mercati poco efficienti, poco concorrenziali. E questo mi porta al capitolo successivo. Cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato? E la tabella che Nicola Rossi ha costruito, io l'ho costruita prima di mandare il libro, però avrebbe richiesto perlomeno altri tre capitoli per spiegare un fatto molto preciso che si ritrova discusso nei capitoli legislatura per legislatura. Quelle tabelle indicano che cosa è stato adottato in termini di policy, cioè che misure sono state adottate. Prendo ad esempio il tema della deregolamentazione di alcuni comparti per creare più concorrenza. Vado a esaminare le misure prese, vado a vedere nella tabella dell'OCSE che misura il grado di, diciamo, riduzione dei vincoli a certi mercati dei prodotti, come l'Italia fa colossali passi in avanti. Però poi guardo la realtà concreta, economica, e vedo che questi passi in avanti sono più apparenti che reali. E qui sta il nocciolo del fallimento di notevoli politiche, che sul piano della lettera noi abbiamo fatto tanti passi in avanti, abbiamo, diciamo, liberalizzato il commercio al dettaglio, abbiamo ridotto l'area dei monopoli pubblici, abbiamo preso altri provvedimenti per, diciamo, ottenere una diversa distribuzione delle risorse attraverso il meccanismo di mercato, quindi non distorsivo, ma modifica la distribuzione delle risorse. Però nella realtà non abbiamo ottenuto i risultati. Perché? Perché nella realtà questi non hanno inciso per niente. Se noi andiamo a prendere, per esempio, la privatizzazione del settore elettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica, andiamo a esaminare il mercato dell'energia elettrica, e purtroppo io per un anno e mezzo me lo sono studiato in profondità e vi posso dire che non è qualcosa di così semplice come molti dicono, è di una complessità elevatissima capire il meccanismo di mercato. Però alla fine uno si accorge che l'ex monopolista ha ancora una posizione dominante sullo stesso mercato. Prendiamo l'ENI. L'ENI è stato privatizzato, poi uno va a guardare il mercato del gas e l'ENI ha una posizione dominante e nessuno dei governi osa scalfire questo, perché c'è una profonda ambiguità, c'è stata una profonda ambiguità. E io voglio menzionare un episodio in cui non farò il nome, ma parla da sé. Quando fu creato il mercato dell'energia elettrica, il nuovo, diciamo, responsabile della gestione del mercato è andato a fare visita al ministro del tesoro. Ha avuto la solita visita di cortesia, però a un certo punto il ministro gli ha detto: guardi che a noi serve
che quella data azienda continui a fare grossi profitti, perché a noi servono i dividendi per il nostro bilancio. Ora, quando si sentono cose di questo genere, è ovvio che la tabella dice: beh, avete preso una serie di misure, bravi, l'indice dell'OCSE migliora, l'indice Doing Business della Banca Mondiale migliora, ma poi non vedi gli effetti se non in minima misura. E lì io faccio una scelta di fondo che sicuramente no, Nicola ha notato, ma che io desidero richiamare, e cioè io potrei tranquillamente rifarmi alle valutazioni che si possono trovare in un sito dell'Unione Europea delle varie, diciamo, dei vari progetti finanziati nel quadro comunitario di sostegno o sotto altri capitoli del bilancio dell'Unione Europea. Ma io ho rifiutato di usare quelli, perché quell'approccio cartolare che dimostra che in gran parte siamo andati bene è di scarso rilievo, perché io devo valutare l'impatto che queste misure hanno sul terreno, sulla realtà del sistema produttivo, e quindi mi rifaccio a delle valutazioni di impatto che sono molto più complesse da farsi, che non sempre si possono fare perché non vengono o non sono disponibili i dati ci sono, ma come diceva un ministro australiano, noi diamo i soldi alle imprese, ma loro si rifiutano di darci i dati perché noi possiamo valutare l'impatto economico di quei fondi che abbiamo dato all'impresa. Quindi giustamente lui vede, non c'è molta differenza tra le misure adottate dal centrodestra e quelle adottate dal centrosinistra, e io lo dico chiaramente nel libro. Però l'enfasi cambia. Io che sono stato consulente di diversi ministri, ricordo chiaramente le discussioni in cui si diceva: beh, queste sono le misure fatte dal precedente governo, noi non possiamo fare marcia indietro, ma cominciamo a inserirci alcuni correttivi. Quindi si fa una politica industriale per eccezioni e non erga l'intero sistema produttivo. Vado avanti, e purtroppo le domande sono molto interessanti e richiederebbero un'elaborazione molto più estesa. Nicola dice giustamente, dice, le politiche industriali che lui chiama distorsive sono una questione di political economy. È giustissimo quello che lui dice. Cioè, a un certo punto si riconosce che c'è una realtà da cambiare, che va cambiata in una certa direzione, perché tu operi in un sistema economico interno ed esterno che ti impone di cambiare, ma tu non riesci a trovare il consenso in questa nostra cosiddetta democrazia parlamentare per attuare quelle misure. E quindi devi ricorrere a tutta una serie di escamotage. E un escamotage è: io non ti alzo le imposte sul reddito, ma ti metto una serie di balzelli sui consumi di elettricità, sui consumi di gas, sui bolli e via dicendo, che mi permettono di ottenere dei prelievi surrettizi di risorse dalle imprese e da tutti i contribuenti. L'altra domanda che lui pone è quella: quali sono gli impatti di lungo periodo delle politiche industriali?
È una domanda che richiederebbe proprio un libro ad hoc, ma di fatto quando lui parla quali sono gli impatti, significa fare un'analisi d'impatto. E l'analisi d'impatto richiede non solo il riferimento alle singole misure, ma gli effetti di contorno che si ottengono da queste misure rispetto al loro obiettivo. Chiarisco. Dai notevoli dibattiti a cui ho dovuto partecipare con mio grande piacere in sede OCSE, è venuto fuori che valutare una politica implica valutare un insieme di interazioni tra misure anche lontane che riguardano aree molto distanti, aree proprio geografiche, localizzative molto distanti da quelle che sono beneficiarie o oggetto di quelle misure, che riesce quasi impossibile se non c'è un salto a livello di matematica avanzata oppure un computer quantistico che ci permette di elaborare una massa colossale di dati. Però su singole misure, e io ne ho fatta una, analisi d'impatto sulle garanzie, sui crediti alle piccole e medie imprese, che era stata la prima indagine a livello mondiale, al punto tale che per più di un mese era nelle prime dieci studi della Social Science Research Network. Ecco, devo dire, quell'analisi di impatto riguardava una misura specifica, non esaminava per esempio che effetto questa aveva avuto sulle imprese non beneficiarie, che in qualche misura, come ha detto Franco De Benedetti, pagano il conto di quelle garanzie perché si trovano a competere con imprese che godono di un sostegno, di un sussidio, di un aiuto. Quindi io sono d'accordo che bisognerebbe guardare questo insieme di interventi di politica industriale nel lungo periodo. E se voi avete letto i capitoli che parlano proprio delle varie misure, si dice sempre: guardate, non è detto che questa analisi di impatto risenta delle misure prese in questa legislatura o non delle legislature precedenti, perché soprattutto quando sono interventi profondi nel sistema, gli effetti si colgono in un periodo che va anche al di là del medio termine. Passo al problema di fondo che è stato sollevato, soprattutto da Franco De Benedetti, e cioè noi non dobbiamo indicare o pick the winners e proteggere i perdenti, perché noi non sappiamo abbastanza, non abbiamo informazioni a sufficienza perché un operatore pubblico possa fare queste scelte. Giustissimo, io sono totalmente d'accordo, ma io non intendo questo. Io sono stato molto attento nel dire che bisognava capire le linee di tendenza dell'economia non solo del paese, ma dell'area di integrazione geoeconomica in cui noi ci troviamo, che è l'area dell'OCSE, diciamolo apertamente, chiaro? Perché? Perché se io non tengo conto di questo e continuo a riversare risorse pubbliche prese dalle imprese e dai contribuenti per sostenere cosa? L'industria siderurgica, che non riesce a stare più sul mercato
invece di sostenere i progetti di ricerca e innovazione, io praticamente distruggo risorse. Sì, mantengo posti di lavoro, all'Ilva ci sono circa 10.000 posti di lavoro da salvaguardare, ma questo è il tipo di politica sbagliata. Si dice, ah, però la siderurgia è un'industria strategica, non possiamo abbandonarla. Certo, non la dovremmo abbandonare, ma dovremmo avere un'industria siderurgica che sa stare sul mercato alle condizioni in cui noi dobbiamo operare. Che significa questo? Se i cinesi ci inondano di siderurgia in dumping, è ovvio che io debba ricorrere a qualche protezione, perché il cinese può adottare benissimo comportamenti pirateschi di cattura del mercato estero e quindi poi dettare le regole, cioè dettare i prezzi, perché l'industria siderurgica non è che sorge in un anno, ma ci vogliono almeno 5 anni per far partire un'impresa siderurgica che fa i laminati a caldo e tutto il resto, a meno che io non faccio un salto tecnologico e adotto, per esempio, i forni elettrici. Ma a quel punto cosa impiego per fare quel tipo di produzione? Energia elettrica prodotta come? A costi più elevati, perché il costo industriale dell'energia elettrica italiana è più elevato industriale, costo industriale è più elevato di quello dei nostri concorrenti, persino all'interno dell'Unione Europea. Allora, io dico, occorre una visione. Visione non significa che io vada a scegliere quali siano i settori. La visione qual è? La Unione Europea di fatto ce la dà, gli dice, la visione deve essere digitale, perché l'economia sta nella quarta rivoluzione industriale, quindi io non posso fermarmi alla prima rivoluzione industriale, né tantomeno alla seconda, addirittura devo andare oltre la terza rivoluzione industriale. Se non ho questa visione, è ovvio che io disperdo le risorse in tanti nugoli, in tanti rivoli che non mi portano poi al decollo. L'altro punto, posso io guardare al fatto che in queste politiche industriali io ho piena autonomia? Io credo che Franco in un momento abbia detto, beh, noi non abbiamo vincoli esteri. No, i vincoli esteri ci sono anche nelle politiche dell'offerta. E la prima è più grave e più importante, non grave, importante e forse molto utile, decisamente molto utile, è la disciplina sugli aiuti di Stato, che è stata, diciamo, sospesa dal marzo del 2020 per via di fronteggiare, per poter fronteggiare l'emergenza Covid. Ma questa, diciamo, emergenza ha fatto affiorare un altro fenomeno, cioè il protezionismo all'interno del mercato unico, che noi vediamo soprattutto da parte francese. Il fatto che il mercato lasciato privo di vincoli ti porti ad una, diciamo, conquista di interi settori da parte di investitori stranieri, cioè esterni all'Italia, non è un fatto neutrale. Certo, io vado verso un'allocazione efficiente delle risorse, però quando io vado in crisi o l'economia europea va in crisi, il proprietario francese di quelle industrie
porterà a chiudere le imprese italiane, a ridurre la produzione lì, per dare più spazio alle industrie e alle imprese del suo paese. Questo elemento si dimentica facilmente e invece lo si è visto proprio durante l'emergenza Covid. Ora, dice giustamente Franco, non, prima di parlare del periodo del dopo dell'euro, bisogna tener conto di quello che è avvenuto prima dell'euro, certamente, perché noi abbiamo un'eredità. Tuttavia, a quel punto io avrei dovuto scrivere tre volumi invece di uno. E io invece ho voluto prendere una sezione, dire: la situazione dell'economia italiana all'inizio era questa ed è indicata chiaramente in termini anche di produttività, competitività. Dopo 20 anni di euro, noi ci troviamo in una situazione che non è migliore, è nettamente peggiore, diciamolo pure. E in tutto questo periodo, cosa abbiamo fatto? Politica industriale. Sì, se n'è fatta molta, ma cattiva, senza un piano, senza un'organicità. Solo nell'ultimo sprazzo della scorsa legislatura si è partiti veramente con un'ottica più organica. Allora dice, perché non si è fatta? Beh, io mi ricordo quando ero consulente al MISE. Io proposi di farla. Io addirittura avevo già, come si dice, riorientato l'istituto per la produzione industriale che sarebbe dovuto essere diciamo, nell'ottica di quando fu creato, cioè dal ministro Savona, governo Ciampi, come l'elaborazione di un programma di massima, non piano, un programma di massima in cui uno dice, il governo dice alle imprese, guardate, noi vi finanziamo nel campo della digitalizzazione, vi finanziamo nel campo, non so, delle nanotecnologie, delle biotecnologie, vi mettiamo, cioè, finanziamo nel senso ampio del termine, vi daremo delle forme di incentivazione varie, anche, diciamo, crediti di imposta ed altro genere. Voi procedete, noi non vi porremo ostacoli. Di fatto non è avvenuto niente di tutto questo. Solo quando l'Unione Europea ci ha obbligato, allora a questo punto siamo andati dietro a questo. Però come tu puoi investire in ricerca e innovazione quando, e io lo spiego in un libro precedente a questo, l'innovazione è frutto di un sistema, non è un approccio lineare che va in una direzione, ma è il frutto di un sistema di interazioni. Se tu non hai un numero adeguato e un approfondimento adeguato nelle discipline scientifiche, dove ci sono le maggiori carenze che si vedono già dalla scuola, quando l'insegnamento della matematica e delle scienze esatte, siano esse chimica, fisica, è molto downplayed, molto sottodimensionato, invece di essere una costante di tutti gli indirizzi di scuola secondaria, è ovvio che tu non decollerai mai con un sistema di innovazione in grado. Ecco perché devi intervenire sulla scuola, devi intervenire sull'energia, devi intervenire sulle istituzioni. E qui faccio un breve inciso. La nostra Costituzione è uno dei grandi freni allo sviluppo di questa economia. Il titolo quinto ha avuto effetti nefasti, nefasti. E ancora oggi si sta a discutere. Perché? Perché non si guarda a creare ricchezza, si guarda soltanto alle bandiere ideologiche e basta. Oppure a giochi di potere su cui io non voglio dire una parola, ma che sono evidenti.
Ora, la proprietà pubblica distorce la concorrenza, giustissimo Franco, non c'è alcun dubbio, ma c'è proprietà pubblica e proprietà pubblica. Prendiamo per esempio, diciamo, il fallimento della privatizzazione della SIP, diciamo, della rete telefonica. Quello è stato un fallimento perché? Perché si è passati da un monopolio pubblico a un monopolio privato senza adeguate regole sulla concorrenza. Quindi, come ho già accennato poc'anzi nel settore elettrico, nel settore del gas, laddove si parla di infrastrutture di rete, è essenziale che ci sia una compartecipazione del capitale privato col capitale pubblico nello sviluppo. E qui dico una cosa ancora più grave: se noi oggi non abbiamo una rete, diciamo, ottica, come si dovrebbe, questo è imputabile a chi controlla la rete in rame. Se noi non abbiamo una rete in fibra ottica oggi sviluppata, siamo molto indietro rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea. Si deve a chi controlla la rete in rame, che non ha alcun interesse a vedersi spiazzato il suo profitto dalla rete in rame, dallo sviluppo della fibra ottica. E quindi mi sembra evidente che vogliamo fare in modo che la proprietà pubblica non distorca la concorrenza. Allora limitiamola alla regolamentazione delle infrastrutture e a creare il level playing field per tutti quanti dovrebbero avere accesso a questo. Quanto a, diciamo, lo Stato non chiude ciò che non funziona, è giustissimo. E qui c'è una frase molto bella di un economista americano che dice: la differenza tra l'imprenditore pubblico e il privato è che l'imprenditore privato, la differenza più importante e più benefica per l'economia, aggiungerei. L'imprenditore privato, appena vede che il suo investimento va male, chiude baracca e burattini e cambia. L'imprenditore pubblico invece persevera per anni nell'errore, non prende le misure correttive necessarie e poi ci ritroviamo con Ilva, Alitalia, TIM e tanti altri casi che stanno a pietere il supporto dello Stato. Non so se ho risposto a tutti i vostri quesiti, ma volevo solo chiarire perché io condivido molto di quello che voi avete detto, perché ho preso una definizione molto ampia di politica industriale, tra l'altro condivisa a livello di letteratura, perché se voi prendete, diciamo, i testi dell'OCSE hanno una definizione molto simile, e io la cito chiaramente, e di altri autori, anche americani, ma la uso e la scelgo proprio per mettere in rapporto quei nodi di sviluppo, dello sviluppo economico del paese, che vanno affrontati in un contesto di unione monetaria con una autonomia di politica economica molto più, diciamo, ristretta, confinata di quanto ci fosse prima. Non che prima fosse addirittura libera, perché la disciplina sugli aiuti di Stato ha una origine molto passata nel tempo, ma altre leve sono state sviluppate cammin facendo.
Non so se diciamo, ho risposto a tutte le vostre osservazioni. Franco. No, più che risposto, tu ne hai suscitate delle. Perché io credo che tu hai nominato un momento fa ad essere di moda col draghismo, di modo a parlare del buono e del cattivo, il debito buono e il debito cattivo, e anche la politica industriale buona e quella cattiva. Quella cattiva, secondo me, coincide, non coincide. Tutta l'industria, tutte le volte che la politica industriale porta a possedere un'azienda, quella è cattiva, sempre, per definizione. C'è differenza tra finanziare Melfi e finanziare Taranto. Ma tu citavi prima questo... il direttore di quell'azienda elettrica che va dal MEF, gli dice, questo gli dice, mi raccomando che quello deve guadagnare perché ci deve dare degli interessi. Ecco, questa è la più evidente distorsione, ma c'è di peggio, perché anche l'ENI, e magari perché Dio non paga il sabato, l'ENI ha dato dei dividendi strepitosi. Adesso però con la decarbonizzazione come la metteremo? Perché quella roba lì, le riserve di petrolio sono degli cost, cioè il carbone, le centrali a carbone sono lo stranded cost, ma anche il valore del petrolio che è sottoterra, anche quello lì, se non va, se si va avanti così, per forza diminuisce. Quindi l'ENI, che era sicuramente tra l'altro un'azienda la migliore che abbiamo avuto, anche lei avrà i suoi problemi e questi qui si ripercuoteranno sullo Stato. Volevo dire, recentemente leggevo a proposito di proprietà pubblica e di pubblico una cosa, mi sembra che fosse sul Washington Post, che era venuta il gasdotto tedesco del Nord e Schröder. Adesso non diciamo che il gasdotto è stato fatto per trovare un posto a Schröder, però sta di fatto che Schröder è diventato presidente, immediatamente il presidente di quel gasdotto. E quindi, vabbè, insomma, prima di prendere il posto aveva delle capacità, dei poteri decisionali su quale dovesse essere quel gasdotto. E io non sono d'accordo su quello che tu dici su Tim. Vorrei dirti, pregarti di leggere il capitolo di questo libro qui, magari te lo mando se non ce l'hai. Mandamelo! Perché alla TIM non si può rimproverare le conseguenze, lo Stato ha continuato a fare politica industriale sulla TIM, proibendo certe, ma dall'epoca di Prodi, proibendo certe. Prodi voleva chiamare dentro l'AT&T, non andava, non funzionava, perché non ci doveva essere, questo era un estero che si occupava della nostra rete. E mentre invece c'è un esempio, è invece un esempio, quindi non è vero che la ragione per la quale, tanto non è vero che non ci sia, che non abbiano fatto lo sviluppo della rete elettrica, della rete in fibra ottica per difendere il gas. Questo basta vedere gli investimenti che ha fatto all'epoca di quando c'era Giuseppe Recchi, presidente della TIM, che il numero di chilometri che scavavano al giorno per passare la fibra. Non solo, ma abbiamo la controprova di quello che ha fatto lo Stato. Open Fiber, io adesso non voglio prendermi una querela per diffamazione da Franco Bassanini, che ha la pelle piuttosto sottile su questo argomento, ma è in ritardo di 3 anni. Non ha Open Fiber, la fibra, nei posti dove non c'è domanda, non arriva dentro la casa, si ferma a un palo della luce. Allora, prima di
per carità, i privati avranno sicuramente avuto delle loro responsabilità, delle loro colpe. Certamente che la soluzione dello Stato di farlo per conto suo è stato negativo. Dico negativo, credo che con negativo non mi può querelare. Ci sono comunque, è in grave ritardo, ma in ritardo di 3 anni su 3, ecco, quindi su quello che doveva essere il suo unico scopo, nonostante che in quelle zone abbia un monopolio, nelle zone bianche. Vabbè, questo era un po' quello che volevo dire. Cerco una cosa sulla conquista francese. Ecco, me lo pongo anch'io quel problema lì. Però per uno che compra, dall'altra parte c'è uno che vende. Allora, facciamo il caso di Bulgari, tanto per non fare nomi. Per quale motivo il signor Taranto ha pensato di vendere Bulgari? Perché pensava che il valore netto netto attualizzato di Bulgari, di Bulgari fosse inferiore a quello che gli pagava un altro. Cosa vuol dire? Che in un altro ambiente la stessa azienda poteva rendere di più. Allora, vogliamo parlare dell'ambiente? Vogliamo parlare della ragione per cui la stessa azienda in Francia, cioè quando è di proprietà francese, rende di più che se è di proprietà italiana, con lo stesso management, con lo stesso operai, con gli stessi prodotti? Questo è il punto. Non che i francesi sono venuti qui, perché sì, dal momento che non erano Carlo VIII che è venuto qui, che ha conquistato l'Italia col gesso, mi sembra che fosse. No, non era quello lì. Sono venuti qui a fare delle offerte che un imprenditore italiano, un imprenditore in qualunque paese sia, cosa desidera di fare? Di aumentare lui la propria area. Ma se qualcuno gli offre il modo di valutare, gli propone che l'azienda guadagni di più in un altro ambiente. Ma io mi preoccuperei di capire qual è la differenza tra gli ambienti. Non perché sono venuti giù a predare, perché predare ci vogliono della gente che sia disposta a pagare, non sono venuti qui con le armi. Franco, richiederebbe una discussione molto più estesa, anche perché il caso Bulgari è un caso di un'azienda piccola che opera in un mercato di nicchia, prodotti di lusso. Io non sono tra i clienti di Bulgari, ma il caso Telecom è un caso che mostra come una privatizzazione fatta male, senza regole sulla concorrenza, offre il destro a dei capitalisti pirati di estrarre il valore che loro vogliono ottenere e poi andarsene e lasciare, diciamo, la preda a qualche altro, il quale, visto che c'è questa, diciamo, non dico zavorra, ma questo peso della rete di rame. Ma non è così. Se c'è un mercato concorrenziale in Italia è il mercato telefonico. Nel mobile più di così non si gioca. Non a livello... Anche nel fisso. Quando Tatò era presidente delle ferrovie, ha lanciato la sua rete fissa. Quindi non, sì, ma non hanno la estensione. Io propongo un incontro successivo solo su questo. Esatto. Solo sui sistemi aspettati a rete e se volete... Due cose, Tim e Bulgari. Ok, a Bulgari esatto. Ci vengo volentieri. Non avete altre occasioni di frequentazione. Volevo chiedere a Nicola se lui aveva visto nelle mie risposte un po' la spiegazione del perché di scelte. No, assolutamente, e credo che sia correttissimo anche quello che hai sottolineato a proposito del significato dei numeri di quella
tabella, diciamo, credo che assolutamente è certamente una puntualizzazione del tutto ragionevole. Rimane però, dal mio punto di vista, come posso dire, una lettura diversa della frase: questo è un tema di political economy. Ah, Nel certo. senso che tu leggi nella frase: questo è un tema di political economy, diciamo, l'idea che a guidare la politica industriale debba essere una consapevolezza del benessere collettivo, scusa, fammelo dire così. Mentre io nella lettura, nella frase, un tema di political economy, io penso invece che ciò che prevale in quel caso è l'interesse legittimo, sottolineo, ma specifico di una classe politica o di un governo, che nulla hanno a che fare con il benessere collettivo. Nicola, su questo punto molto delicato, la opinione che io ho maturato nei decenni, è che coloro che stanno al governo rappresentano determinate corporazioni, gruppi di interesse. Che vuol dire corporazioni, gruppi di interesse? Sì, posso fare alcune riforme di sistema, e lì, tra parentesi, io nella, diciamo, discussione dei tipi di politica industriale faccio riferimento alle politiche industriali sistemiche come una particolare tipologia. Loro possono fare certe riforme, ma devono tutelare anche i loro interessi, diciamo, elettorali. Esattamente, ti posso interrompere un attimo? Quello che hai detto è esattamente il punto. Cioè, ciò che guida la classe politica, ripeto, legittimamente, è il desiderio ovviamente di essere rieletta. E io non lo metto in dubbio, diciamo. Ma proprio per questo motivo è il dovere del cittadino pensare che, siccome l'obiettivo della classe politica è un obiettivo specifico legato alla sua probabilità di rielezione, noi dobbiamo chiedere che la classe politica faccia il meno possibile, perché ciò che fa non è necessariamente nell'interesse nostro. E questo è il punto. È per questo che le politiche industriali è bene che siano limitate, e per questo io faccio un monumento alla normativa europea sugli aiuti di Stato, e vorrei che fosse anche più estesa di quanto già non era, perché mi limita esattamente questo fenomeno. Nicola, io condivido le tue preoccupazioni, però se io estrapolo quello che tu dici, significa che io debba accettare lo status quo. Che vuol dire? Noi partiamo con un certo assetto di interessi corporativi. C'è la corporazione dei medici, quella dei bottegai, dei piccoli dettaglianti, dei professionisti, degli avvocati e si va avanti con gruppi, poi c'è la corporazione e poi c'è, diciamo, la massa di coloro i quali non fanno parte di queste corporazioni, ma hanno un obiettivo che è la ridistribuzione del reddito. Si arriva anche al punto della ridistribuzione della ricchezza, ma io mi fermo per ora alla distribuzione del reddito. Allora, se io mi astengo, io soggetto pubblico, mi astengo dall'intervenire, io che cosa faccio? Perpetuo l'equilibrio di interessi ex ante in vigore e non permetto al paese di svilupparsi lungo una traiettoria che porterebbe all'incremento, diciamo. Ma Salvatore, perdonami se ti interrompo, ma diciamo, quello che hai scritto è la dimostrazione che non va così. Perché
l'intervento regolare, puntuale, diffuso, capillare, ha esattamente consentito che le corporazioni rimanessero tali, che gli interessi costituiti rimanessero tali e che il paese non cambiasse. E che io mi ricordi, il paese quando è cambiato davvero, non è cambiato necessariamente, salvo alcuni casi specifici che ora se poi ti citerò, non è cambiato davvero perché la politica ha voluto che cambiasse. Salvo, ti posso fare un esempio di divorzio, salvo, come dire, esempi di questo tipo, va bene? Ma per il resto, diciamo, la gran parte delle scelte sono state scelte di conservazione e ti sottolineo quale che fosse la maggioranza al governo, perché il desiderio di essere rieletti è condiviso da tutte le forze politiche. Quindi, Nicola, trovo. ma è esattamente quello che io dimostro nel libro. Si vuole fare delle, chiamiamole riforme. Per esempio, si abbandona un monopolio sull'energia elettrica e si crea un mercato, anzi si creano una pluralità di mercati. Chiaro? Allora il comune cittadino dice: bene, ora c'è la concorrenza, i prezzi scenderanno. E poi si accorge che i prezzi non scendono, ma anzi salgono. E poi arriva al punto del governo Draghi con il milleproroghe, ti continua a postergare, diciamo, l'avvio dell'applicazione dei meccanismi di mercato agli utenti cosiddetti protetti. Perché il milleproroghe è stato prolungato di un altro anno, quello che doveva essere già nel 2017 eliminato. Quindi stiamo già 4 anni in ritardo e faremo altri 5 anni. Non si sa mai quando verrà questo. Perché? Perché si vuole proteggere un certo gruppo. Ora, uno può dire, va bene, questo gruppo rappresenta una massa di gente che va tutelata. Lì io comincio a mettere le mani avanti, perché il reddito di cittadinanza è andato a finire a un sacco di gente che risulta, diciamo, meno abbiente soltanto perché è riuscita a evitare la rilevazione sia dei propri redditi che delle proprie ricchezze, e via dicendo. Allora a quel punto il libro mostra: avete assunto un sacco di misure, come nel campo della semplificazione, in cui avete ridotto. Ecco, ti do un altro esempio. Tu puoi creare oggi un'impresa in Italia in 2 giorni, chiaro? Però poi vai a guardare e ti accorgi: sì, in 2 giorni tu la puoi creare, ma non la puoi operare, perché hai bisogno di altre 25 autorizzazioni per iniziare ad operare. E allora che cosa hai fatto? Hai semplicemente sventolato il vessillo dell'efficienza, della È così. liberalizzazione, e nella realtà poi tutto resta Concordo. con modifiche lentissime, proprio lente. Perché? Come diceva un amministratore delegato di una grande banca: ah, noi abbiamo chiesto alle autorità monetarie di mantenere una certa regolamentazione sulle banche, perché altrimenti avremmo dovuto licenziare 35.000 dipendenti bancari. Ma così non vai da nessuna parte. E io non noto che in un riferimento che è stato fatto oggi sulla stampa ad una delle dichiarazioni di Mario Draghi, che io personalmente conosco fin troppo per poterne parlare, lui dice: io non devo salvare, non devo proteggere il posto di lavoro, ma io devo proteggere il lavoratore. Cosa intende dire? Intende dire qualcosa che è da, credo, 15 anni, 20 anni, che l'Ocse va ripetendo, tu stesso l'hai detto,
costo. E allora dice costerebbe meno, per esempio, ed è stato più volte detto a porte chiuse, dismettere la rete di rame, che significa licenziare parecchie migliaia di lavoratori sulla rete di rame e fare il salto alla rete in fibra ottica, chiaro, che richiederà altro tipo di maestranze con altre competenze, e nel frattempo offrire un salvagente a questi lavoratori dismessi, perché si, diciamo, reskilling, oppure si riadattino a passare ad altri settori. Poi, quando vedo che ci sono tutta una serie di esercizi di simulazione su come sarà il mercato di lavoro tra 10 anni, alcuni addirittura dicono tra 7 anni, in cui un insieme di, diciamo, competenze diverranno, diciamo, di scarsa domanda da parte delle imprese, e tante altre competenze invece avranno un salto nella richiesta delle imprese, quindi ci sarà una massa di lavoratori che dovrà essere, diciamo, risistemata, ma non da parte dello Stato, da parte delle infrastrutture, per esempio formazione professionale, corsi universitari, istituti tecnici speciali e via dicendo. Eppure tutto questo va lentissimo, come se non dovesse accadere. E noi vediamo che quando il governo, nella persona del Presidente del Consiglio, dice ma bisogna recuperare, diciamo, l'insegnamento perduto, l'addestramento perduto, chi parla contro? Gli insegnanti. Noi andiamo a guardare le statistiche dei test PIA e PIAC, PISA e PIAC, vediamo che c'è una percentuale di studenti a bassissimo livello di comprensione persino della lingua italiana, e non voglio parlare delle tesi di laurea che mi è toccato alle volte leggere pietosamente, e diciamo, ma di chi è la responsabilità? Non è forse da condividere con i docenti? Non è forse da condividere con i programmi di studio, con la serietà, con la selezione che bisogna fare? No, perché anche se tu non sei all'altezza, tu puoi andare avanti. Sulla base di che cosa? Di una pretesa ideologica che tutti devono avere la possibilità di andare avanti, andare avanti, andare avanti. Il risultato, poi ti ritrovi con delle falle colossali in fatto di competenze, in fatto di formazione al lavoro, in fatto di skills. Quindi io sono d'accordo con te, però lasciare tutto al mercato significa lasciare tutto all'insieme di interessi che si sono cristallizzati, che hanno prodotto poi un determinato equilibrio sul mercato. Forse tu non sei d'accordo su questo, però io la vedo in questi termini. Molto chiaro, professore. Credo che in realtà di materiale ce ne sarebbe per tante ore ancora, però direi che per questo incontro possiamo ritenerci soddisfatti. Io ringrazio il professor Zecchini. Sì. Io vorrei ringraziare moltissimo sia Nicola Rossi sia Franco De Benedetti per gli spunti che hanno dato fuori, che io ho trovato estremamente non solo interessanti, ma fecondi per il libro che sto scrivendo. Bravo, ecco, vedi. Però di vi voglio dire, sarà quel libro? Scusami, di quante pagine sarà quel libro? No, l'obiettivo è di contenerlo nell'ambito di non più di 200 pagine. Ah, meraviglioso.
No, ma questo libro, diciamo, lo ripeto, ma forse non è stato detto da me chiaramente, è un unicum nella politica industriale. Cioè, io ho cercato un libro sulla politica industriale italiana e non l'ho trovato. Non l'hai trovato, lo so. Noi l'abbiamo trovato. Era il primo libro che parla solo ed esclusivamente della politica industriale. Non parla di tutto quello che non va nel sistema industriale. Lì c'è la Confindustria, ci sono tanti esperti e via dicendo. No, questo è il primo, non oso dire trattato, perché non l'ho scritto come un trattato, l'ho scritto perché possa essere letto anche dall'uomo sulla strada che sta passando. Ecco, ma è un unicum in reference questo book. Reference ecco. Book. Esatto. Perché è un quello che invece sto scrivendo è un libro sui fallimenti di Stato, che è un libro che ha un'ottica. Solo in 200 pagine. Serena, credo che possiamo invitarlo fin d'ora. Fatemi prima però, finire di scrivere. Il fallimento di Stato dobbiamo iniziare la mattina alle 9, immagino. Assolutamente. Io mi scuso, ma devo proprio andare. Va sì, bene, grazie tante. Salvatore, grazie mille. Grazie a Zecchini perché abbiamo professor Zecchini, perché io l'ho ringraziato, ho imparato molto. Grazie a te, Franco. Ciao Franco, ciao e Serena. Grazie all'Istituto Bruno Leoni, che ancora una volta dimostra la sua grande maestria nell'organizzare dibattiti. Al prossimo libro, arrivederci. Buonasera.